È un progetto che a partire dal settembre 2023 sarà pienamente operativo. La Giunta regionale ha approvato la delibera con gli elementi essenziali dell'avviso che servirà a sostenere la frequenza al nido di bambine e bambini di famiglie con ISEE fino a 35.000 euro per l'anno 2023-24. L'intervento sarà finanziato con 40 milioni complessivi, 20 milioni per anno, tratti da risorse del Fondo Sociale Europeo. È un beneficio alle famiglie che mettono il bambino al nido da quando nasce a quando arriva ai 3 anni in cui si integra con gli asili d'infanzia, con una possibilità che può coprire secondo noi 10.000 famiglie in Toscana. Se poi le famiglie alla prova concreta possono essere di più, bene. Se poi da 35.000 possiamo passare a 40.000, altrettanto. Fra l'uso dei fondi sociali europei, che ogni regione può usare secondo i criteri, gli indirizzi che vuole, noi siamo l'unica regione che lo ha previsto e che ha visto approvare dalla Commissione europea. Il contributo della regione integra il bonus nidi erogato dall'INPS per ridurre la quota delle rette a carico delle famiglie. Ma mentre il bonus INPS viene concesso il rimborso, dopo che la retta è stata anticipata dalla famiglia, la Regione ha deciso di integrare direttamente la quota che eccede il rimborso INPS, praticando così una sorta di sconto. Questo è soprattutto una scelta dal forte valore educativo e pedagogico, perché sappiamo bene che il nido è il primo mattoncino per promuovere poi il successo scolastico, il successo personale successivo, e anche lo strumento per combattere e prevenire abbandono, dispersione scolastica, disuguaglianza e povertà educative.